Perché qui abbiamo un consigliere comunale che è anche un macellaio. Buona giornata! Buongiorno! Come andiamo? A posto, a posto. Allora, siamo qui per un consuntivo dell'ultima nevicata. Com'è stato? Vi siete rimasti isolati? La gente non è venuta? Avete venduto? No, abbiamo... è stato un po' pesante come nevicata perché ne ha fatta abbastanza. Però non siamo rimasti isolati e nel fine settimana è venuto un bel po' di gente. Certo però che i suoi genitori non ne avranno raccontato di quando qui la neve, beh, isolava. Sì, era, ne faceva abbastanza e riusciva ad isolare. Ok, c'è gente che viene qui a comprare la carne, so, da fuori paese. Sì, da quasi tutta la Sicilia, da Messina, Palermo, Catania soprattutto. Ma perché, scusi, cos'ha di speciale questa carne? Questo qua è suino nero de Nebrodi, allevato da noi direttamente qua a Floresta. E molti piace soprattutto la qualità, ecco, la gente ormai oggi cerca la qualità direttamente. E i suini come hanno fatto con questa nevicata? Sono rimasti dentro, no? No, sono allo stato semibrado, cioè quando c'è la neve che non hanno niente da mangiare noi gli diamo un aiuto con dei mangimi. E dove si ricoverano? Hanno delle capanne fatte apposta in legno nei boschi, giustamente. Ah, quindi rimangono ricoverati? Sì, ecco, sì. Non rimangono fuori? Sì, loro se vogliono stare, diciamo, dentro, rimangono dentro. Se vogliono uscire nella neve, escono nella neve. Ok, ma quando arriva la nevicata, come l'ultima nevicata che è arrivata, voi a che ora vi chiudete dentro la sera? Ma già alle 8:30, 9 non c'è niente da fare più fuori con la neve. A quanti meno gradi è arrivata? Noi siamo arrivati a meno 7. Meno 7. Ok, quindi questo è il suino. Sì. Questo? Se è sempre una coscia di suino nero che ci stiamo preparando per fare della salsiccia. Ah, quindi per chi capisse, il suino nero non è perché è di colore nero, è no. Fuori nero, l'estetica. Sì, certo, è l'estetica, ha il pelo, diciamo, nero. Mentre la carne, guardate la carne, che è rossa. Ha un colore molto più rosso rispetto al suino normale. Ecco, cosa va nel suino nero poi? Sia carne di bovino pure. Quindi castrato. Castrato, vitello. Abbiamo visto qui, andiamo qui, può venire qui. Ecco, abbiamo visto anche che avete tanti formaggi. Sì, la provola sempre prodotta qua a Floresta. Oppure c'è il salame di suino nero, lardo di suino nero, pancetta di suino nero, coppa. Ma c'è chi falsifica fuori e dice sì, che... abbastanza. Lei non ci crederà, ma io l'ho trovato nel New Jersey, in America, c'era scritto provola di Floresta, sì. Ma non so se era vero o meno. Ci sono molti che falsificano, infatti un difetto è questo qua proprio, che tutti poi comprano non si sa cosa e dicono ah, la provola di Floresta non è buona, questo è un problema molto grave. Quindi lei riconoscerebbe all'assaggio se la è di Floresta o meno? Sì, certo che si conosce. Ah sì, al profumo o all'assaggio? Ma sì, già si riesce a capire anche dal colore della provola, da quando si taglia, ci sono molte differenze. Ho capito, lei è figlio d'arte, suo papà era anche macellaio? Sì, mio padre, mio nonno. Sempre qui? Sì. Ok, e facciamo tanti, so che è consigliere comunale lei. Sì, quest'anno, l'anno precedente ho provato questa esperienza e... È contento? Sì, okay. Abbastanza. Le facciamo in bocca al lupo. Crepi, grazie.